Salve amici di Advance Italian, in questo video andremo a vedere un'altra prova dell'esame CELI 3 livello B2, la prova orale. La parte orale dell'esame CELI 3 è abbastanza breve, solitamente dura una decina di minuti, 10-15 minuti, in base alle vostre conoscenze, cioè se siete bravi a comunicare, ovviamente può durare un po' di più. Se lo siete di meno, in quel caso può darsi che gli esaminatori decidano di non farvi ulteriori domande. Però ci sono parti dell'esame in cui l'esaminatore può intervenire facendovi ulteriori domande o stimolando il dialogo con voi, e in quei casi la conversazione può durare anche 20 minuti. Ma solitamente più dura e meglio è, perché significa che state andando bene. Andiamo a vedere un esempio, di questa prova. Ci sono, come sapete, tre parti. Inizialmente dovreste presentarvi brevemente. Questa parte, non viene valutata, cioè è pensata come una parte per rompere un po' il ghiaccio. 2-3 minuti dovete dire chi siete, da dove venite, cosa studiate, per quale motivo state svolgendo questo esame, a cosa vi serve il certificato, eccetera. Lo studente dovrà descrivere quindi poi nella seconda parte la foto e rispondere alle eventuali domande che gli verranno poste. Qui vediamo probabilmente una pubblicità. Si tratta di un film o di un'opera teatrale. Potete dire che l'attore lo conoscete bene, Roberto Benigni, che ha vinto anche un Oscar, uno dei più grandi attori italiani. Poi Pinocchio lo sanno tutti perché solitamente si sono fatti film non solo per bambini ma anche per adulti, dove si racconta appunto la storia di Pinocchio, che fu costruito da Geppetto e ebbe questa caratteristica che nel momento in cui diceva qualche bugia il naso cresceva. E anche nei giorni anche oggigiorno, diciamo così, si dice spesso che chi dice bugie, gli si allunga il naso. È un modo di dire un po' simpatico. Ti si è allungato il naso, quindi stai dicendo una bugia. È una storia che piace molto ai bambini e potete dire anche a me piaceva tantissimo. Avevo un libro con la storia di Pinocchio, ho visto spesso anche il film, eccetera. Pinocchio diceva spesso bugie e lei, qui potete dire no, cerco di evitarle, non mi piace, penso che non sia moralmente corretto dire bugie, oppure potete anche dire sì, a volte quando è opportuno, però non bugie che possano creare danni, ma più che altro bugie per evitare possibili danni. Spesso la verità può far male a qualcuno e probabilmente scelgo di dire una bugia per evitare di ferirlo. Questo è uno dei due modi in cui potete rispondere, quindi o le dite o non le dite le bugie. Una volta le fiabe erano raccontate a voce, adesso invece vengono scritte, trasformate in libri illustrati ed in film per il cinema e la televisione. Come spiega questa grande ripresa di interesse per il folklore e la cultura popolare? Qui potete rispondere in vari modi, ad esempio potete dire è una cosa molto interessante, succede perché, come sappiamo, spesso abbiamo la tendenza di riportare le cose che appartengono al passato, ad esempio anche nella moda vediamo spesso che vanno di moda vestiti che venivano venduti negli anni 80 o 70. Lo stesso vale anche per la cultura, i libri, il folklore.
le opere d'arte. Non a caso le opere di Shakespeare, ad esempio, sono sempre di attualità, nonostante gli anni passino. E potete anche dire che questo deriva anche dal fatto che si cerca di fare riferimento un po' alla coscienza popolare, siccome molte opere, ad esempio italiane, sono diventate famosissime in tutto il mondo. Questo è un senso di orgoglio per gli italiani e che fa sì che loro diano sempre maggior rilievo a queste opere, perché vedendo che hanno così tanto successo all'estero, si chiedono probabilmente perché non dar il giusto rilievo a loro anche qui in Italia. Queste sono alcune delle probabili risposte. Potete probabilmente dire anche che è un modo un po' commerciale per far soldi, per far denaro. Siccome Pinocchio attira non solo bambini ma anche i grandi, gli adulti, cercare di riportarlo probabilmente dà la garanzia non solo agli attori come Benigni, ma anche ai produttori, eccetera, all'industria cinematografica, la certezza di poter trarre grandi guadagni e introiti da quest'opera. Nel secondo caso, invece, abbiamo un testo e ci dice innanzitutto di riassumerlo. Quindi dobbiamo riassumerlo e poi rispondere alle domande. Telefonini, scatta il divieto totale. Milano, come va coi cellulari a scuola? Da noi sempre uguale, li teniamo accesi e silenziati e i prof fanno finta di non vedere. Da noi c'è stata una circolare. Con certi insegnanti li teniamo spenti, con altri ce ne freghiamo. Noi li usiamo per gli scherzi in classe, ma mica è bullismo. Questo alle superiori, alle medie le risposte sono altre. Che succede? Dobbiamo tenerli spenti, altrimenti ce li sequestrano. Oppure, quest'anno non possiamo portarli, se li trovano, ci sospendono, potremmo lasciarli al bidello, ma all'uscita perderemmo tempo. I ragazzini si rassegnano, i genitori soffrono. Negli ultimi anni il cellulare è diventato di importanza cruciale per la soffocante ma rassicurante coesione delle famiglie italiane. Spesso ambedue i genitori lavorano. Spesso gli 11-13enni sono in giro tutto il giorno tra amici e attività extrascolastiche. I loro telefonini alla fine delle lezioni servono a comunicare spostamenti, cambi di programma, questioni pratiche, momenti di crisi e emergenze. Servono alle mamme ancor più che ai figli. La maggioranza di loro chiama continuamente per informarsi, non stare in pensiero, rompere le scatole. I preadolescenti, telefonicamente isolati, le mettono in ansia. Anche perché, grazie al cellulare, i preadolescenti di cui sopra si spostano con disinvoltura e telefoni pubblici non ce ne sono quasi più. Comunque bisogna ammettere che chi tiene il cellulare spento imparerà di più, ma la maggior parte di noi è ormai incapace di spegnerlo. Auguri a chi deve insegnare a farlo. In pochi posti al mondo è un lavoro così difficile. Solitamente vi danno qualche minuto per leggere il testo e poi, quando siete all'esame, cominciate subito poi a riportarlo, a riassumerlo. Sostanzialmente, cosa si dice? Parliamo del tema telefonini a scuola. Si è svolto inizialmente una sorta di sondaggio dove si chiede ai ragazzi delle superiori e delle medie se usano il cellulare a scuola oppure no, e se è consentito o vietato. Quelli delle superiori a quanto pare lo usano e hanno più libertà, i prof fanno finta di non vedere i cellulari, mentre per quanto riguarda quelli delle medie non possono più usarli perché o vengono sospesi se vengono beccati con il cellulare in mano, oppure non possono tenerli accesi.
Poi passiamo all'attualità, alle famiglie, che in questo caso si dice che i cellulari stanno diventando sempre più importanti per le famiglie perché consentono ai genitori di controllare i figli e anche ai figli di tenere informati i genitori, ma anche entrare in contatto con loro nei momenti di bisogno, ad esempio. Questo è un problema molto grave, specialmente per i preadolescenti, quindi 11-13 anni, perché diversamente dagli adolescenti hanno più bisogno della famiglia, perché sono più piccoli, diciamo così, hanno più difficoltà in questo caso, mentre gli adolescenti possono cavarsela meglio da soli. Questo è un grande problema, specialmente per le mamme che hanno sempre il bisogno di sapere cosa fanno i figli e, non avendo molti telefoni pubblici, diventa sempre più difficile comunicare una volta usciti dalla scuola. Poi ci porta anche nella parte finale a fare un ragionamento riguardo all'uso oppure no del cellulare e ci dice come sia difficile oggigiorno spiegare ai bambini e alle famiglie che il cellulare non deve essere più usato. Questo è il riassunto. Adesso, che cosa ne pensa del divieto totale di portare il cellulare in classe? Secondo me il divieto totale è esagerato. Ovviamente i cellulari devono essere spenti perché i bambini devono concentrarsi sulla lezione, non solo i bambini, ma anche gli adolescenti. Questo vale anche per le università, eccetera. Però, ovviamente, sarebbe opportuno tenerlo spento. Però vietarlo del tutto lo trovo esagerato. Perché? Perché ci sono anche famiglie che hanno dei problemi, ad esempio, genitori divorziati, eccetera. Un bambino ha solo la madre o solo il padre e per lo più il genitore deve lavorare durante tutto il giorno, non avendo modo di contattare il figlio, qui diventa veramente dura per questa famiglia andare avanti. Quindi lo trovo abbastanza esagerato. Io penso che i bambini debbano essere responsabilizzati a usare il cellulare in modo corretto, però eliminarlo del tutto lo trovo eccessivo. Anche nel suo paese i genitori vogliono che che i loro figli abbiano un cellulare, sì, anche qui perché ormai tutte le famiglie hanno la necessità di capire cosa sta succedendo con il figlio, cosa fanno, dove vanno. I bambini sono anche più occupati rispetto al passato perché fanno molte attività extrascolastiche, sono in continuo movimento. Le città sono sempre più popolate, la criminalità è sempre in crescita, quindi è lecito preoccuparsi. I bambini, i genitori vogliono quindi anche nel mio paese che i bambini abbiano un cellulare, però preferiscono, specialmente quando si tratta di bambini, che non abbiano internet, quindi che usino il cellulare solo per comunicare con i genitori. E il terzo esercizio, in questo caso, si tratta solitamente di una conversazione tra voi e l'esaminatore, quindi lo studente deve essere in grado di svolgere il compito assegnato nella seguente situazione. Nel suo condominio, l'appartamento del piano superiore è stato affittato da una studentessa amante della musica. Ogni giorno lei suona il piano per ore e non le permette di concentrarsi o di stare in tranquillità. Lei decide di protestare e bussa alla porta di questa studentessa. Quindi in questo caso la studentessa sarà l'esaminatore. E dovete fare una sorta di dialogo. Molto dipenderà dalle risposte che l'esaminatore darà. Cercheremo di vedere adesso vari scenari. Ad esempio,
Vado su, busso, dico salve, mi scusi, io sono, sono uno, una persona che abita, in questo condominio, probabilmente non ci siamo mai visti prima, mi chiamo, Marco. Le volevo, gentilmente chiedere di, non suonare più, specialmente, di sera o la mattina presto, perché mi dà molto fastidio, non mi permette di, concentrarmi. Io devo, sfortunatamente, devo studiare o devo lavorare, quindi, ho bisogno di essere molto concentrato, oppure ho figli piccoli che quando, ascoltano la musica e stanno dormendo si spaventano e finiscono per svegliarsi, quindi mi sta creando molti problemi. La pregherei di, non suonare più, o almeno mettiamoci d'accordo riguardo a, determinati orari durante la giornata in cui lei può suonare senza dar fastidio agli altri. Ma, sfortunatamente non è possibile suonare quando pare a lei, cioè non può suonare ad ogni ora del giorno o della notte. Adesso dipende dalla risposta. Se mi dice sì, scusi, lei ha ragione, le dico non ci sono problemi, allora mettiamoci d'accordo riguardo all'orario. Le va bene dalle 8 alle 10 quando non sono a casa, oppure può suonare dalle 5 del pomeriggio fino alle 8. E poi ci mettiamo d'accordo. Possiamo anche conoscerci meglio, ad esempio, visto che lei suona il pianoforte, anche a me piace tanto, anch'io lo suonavo da piccolo. Oppure, cosa studia? Studia, musica, oppure è semplicemente una sua passione? Quindi possiamo entrare un po', creare un po' di confidenza tra di noi. Possiamo darci del tu, mentre nel caso in cui mi dica no, io suono quando mi pare, non sono libera di fare quello che mi pare a casa mia, non devo mica rendere conto a lei, eccetera. In questo caso potrei dirle allora, la prossima volta mi costringerà a chiamare la polizia o se anche lei, ad esempio, è in affitto e non è casa sua, potrei chiamare il proprietario della casa e dire a lui di mettersi in contatto direttamente con lei e chiarire la situazione, quindi mi rifiuto di ritornare a parlare di lei, a parlare di questa questione con lei. Ci sono vari quindi scenari, dipende molto dal modo in cui gli esaminatori vi pongono le domande. Però l'importante in questi compiti è quello di parlare in continuazione, cercare di non fermarsi, dire quello che pensate perché verrete esaminati per tutto quello che dite. L'importante è non essere totalmente fuori tema, però per qualsiasi esercizio, tranne il riassunto, che dovete proprio dire quello che avete letto, qui potete, sia nel caso del film che in quello del condominio, potete anche esprimervi in modo diverso. Ad esempio, concentrarvi qui in questo caso su Benigni. Ho visto anche questi altri film di Benigni, è un attore che mi piace tantissimo. Così guadagnate anche un po' di tempo e cercate di pensare a cosa dire nelle successive domande. Quindi l'importante è parlare. Solitamente gli esaminatori non vi interrompono. Nei momenti in cui voi avete difficoltà a parlare e fate proprio fatica ad esprimervi, possono intervenire per aiutarvi facendovi ulteriori domande, completando le vostre frasi, eccetera. Quindi cercate di non vedere l'esaminatore come, tra virgolette, un nemico, perché è la persona che cerca di aiutarvi a passare l'esame, però nei limiti del possibile, perché non può fare l'esame per voi, però cerca di intervenire per aiutarvi, non per bloccarvi o interrompervi. Questa era la mia versione dell'esame. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande, scrivete un commento o lasciate una vostra opinione. Ve ne sarei grato. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!